Bruno Editore presenta Analisi tecnica per il Forex. Applicazioni pratiche per investire con le rappresentazioni grafiche e la teoria delle bande di Bollinger. Di Marco Puzzarini. Introduzione. Il mondo finanziario, è innegabile, ha sempre riscosso un incredibile fascino. Con l'avvento delle nuove tecnologie informatiche, operare in borsa è diventato ormai uno sport nazionale. Ma ti sei mai chiesto perché si dice giocare in borsa? La definizione non è casuale, credimi. È il frutto di una convinzione di massa ampiamente diffusa che il mercato finanziario sia un semplice gioco nel quale vincite e perdite si alternano con assoluta aleatorietà. Non è un caso che tutte le statistiche mondiali riportino che il 95% dei trader non professionisti perde e in pochi mesi azzera il proprio capitale investito. Ti starai domandando perché con tutti gli strumenti negoziabili al mondo dovrei scegliere proprio il Forex? Lascia che ti illustri tutti i vantaggi di questo incredibile mercato. È aperto 24 ore su 24. Non ci sono commissioni bancarie, si paga solo un piccolo spread derivante dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Non ci sono lotti fissi, si può entrare anche con qualche centinaia di euro, quindi è alla portata di tutti. Si fa uso della leva finanziaria, quindi il moltiplicatore ti consente di effettuare importanti operazioni con pochissimo denaro reale. Esistono conti demo gratuiti per cui si può lavorare con un qualsiasi broker con denaro virtuale su una piattaforma reale simulando le operazioni a mercato e testare le proprie strategie senza rischiare nulla. Regola aurea. Non investire mai soldi che non ti puoi permettere di perdere. Il Forex è molto rischioso come qualsiasi altro mercato altamente speculativo, ma se ti applicherai con determinazione, passione e con le giuste strategie, entrerai anche tu nell'Olimpo del 5% dei trader che guadagnano con continuità. Buon apprendimento, Marco Puzzarini.